Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un'altra pratica, un'altra immersione cosciente eh, che vi serve a sviluppare la vostra unicità, la vostra bellezza vera, quella bellezza autentica che ha a che fare con il valore della vostra anima, tutto ciò che traspare fuori e ciò che è all'interno. Quindi ciò che è all'interno è la vostra unicità, la vostra bellezza che non aspetta altro di essere manifestata e per manifestare tale bellezza ci vuole coraggio. Perché ci vuole coraggio? Perché abbiamo a che fare con la mente. E allora se cerchiamo di diventare belli con la mente, eh, alla fine diventiamo una copia. E al giorno d'oggi vediamo tante persone che... Si ritoccano, no? si ritoccano tutte allo stesso modo e vediamo tante copie di qualcosa che, che non è reale. E perché, quindi, se cerchiamo di diventare belli con la mente, l'obiettivo della mente è renderti controllabile, prevedibile e misurabile. E quindi, sei una coppia, se cerchi di diventare bello bella con la mente, diventi una coppia di uno stereotipo. La mente è uno strumento al servizio della, del sistema, della civiltà che ha certi canoni. In questa civiltà, lo stereotipo di bellezza ha certi canoni: è uno stereotipo, però, non è un archetipo di bellezza. L'archetipo di bellezza è la tua anima, qualcosa di autentico, di unico. Che non si può conformare a uno stereotipo. L'anima è strumento al servizio della bellezza, del renderti affascinante. E pensate che l'opera d'arte è qualcosa di meraviglioso: no? l'opera d'arte è bella, la copia dell'opera d'arte, no. La copia potrà essere carina, ma non bella, o potrebbe essere una bella copia, ecco. E la tua unicità e bellezza, essere affascinante, il fascino ha a che fare con la tua bellezza autentica. Devi andare però contro la mente, cioè contro i parametri di misurabilità, governabilità e prevedibilità. Altrimenti sei la copia di uno stereotipo e sarai sempre infelice, sempre. Vittima di uno stereotipo. Quando dentro hai un leone che ruggisce, una tigre che ruggisce, però magari eh, ti sei conformato a essere una, una gazzella. La gazzella è bellissima, eh? però magari se non lo sei dentro la gazzella, e eh, magari sei un leone, o viceversa, eh, se non rispetti la tua natura, sarai sempre infelice. Ok, quindi. Eh. La legge della bellezza si nasconde nel segreto dell'anima. Allora oggi facciamo questa piccola meditazione da fare più volte al giorno. Bastano pochissimi minuti, eh? basta l'attenzione cosciente. L'attenzione cosciente il cammino, è un cammino esoterico molto importante che per noi occidentali fare più attenzioni coscienti durante il giorno è molto più funzionale per riprogrammare la mente. Allora dovete fare due o tre volte al giorno questa attenzione cosciente. Per fare questa attenzione cosciente ci rifacciamo ai quattro elementi della natura. I quattro elementi sono terra, aria, fuoco e acqua. Perché i quattro elementi? Perché i quattro elementi sono ciò che ci costituiscono. I quattro elementi sono quattro potenti spiriti, quattro aspetti del divino. Che, di cui tu sei espressione, sei formato da terra, aria, acqua e fuoco. E quindi i quattro elementi sono quattro spiriti, spiriti potentissimi. Sappiamo che tutto intorno a noi è spirito. E quindi ehm, ci rifaremo ai quattro elementi, che sono quattro spiriti, sono quattro divinità, di cui tu sei fatto. E quindi per accedere alla tua unicità, devi parlare con i maestri a capo di questi elementi, con gli spiriti, con il maestro di quello spirito. Quindi dobbiamo immergerci coscientemente nella nostra natura. Allora, chiudete gli occhi, posizione eretta. Seduti o a gambe incrociate oppure seduti su una sedia, preferibilmente. Chiudete gli occhi. Fate un bel respiro profondo. E adesso entra nel chakra del cuore. Vai nel cuore, entrando nell'elemento aria. Pensa, immagina come se il tuo tutto il tuo torace fosse aria, aria. E adesso chiedi al maestro che si trova qui nel tuo chakra del cuore maestro ti prego mostrami la mia unicità rimani in questa sensazione Adesso vai nel terzo chakra all'altezza dell'ombelico e immagina adesso di immergerti nell'elemento fuoco come se il tuo addome fosse pieno di fuoco. e chiedi al maestro Maestro ti prego aiutami a vedere la mia unicità Rimani in ora in questa sensazione. Poi entra nel secondo chakra, negli organi genitali che corrispondono all'elemento acqua. Immagina di sentirti immersa nel fiume, nell'acqua e chiedi al maestro, maestro, ti prego, mostrami la mia unicità. In questa sensazione. Poi adesso entra nel primo chakra, nel pavimento pelvico, che è rappresentato dalla terra, dall'elemento terra. Allora entra nella terra, sentiti nella terra e chiedi alla terra, maestra, ti prego, aiutami a vedere la mia unicità. Adesso pronuncia la frase magica, portando le mani all'altezza del chakra del cuore, per Mango, nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo. Adesso fai un bel respiro profondo e apri gli occhi. Tutta la giornata, ragazze mie e ragazzi, dovete permanere in uno stato di eh, apertura, con la consapevolezza che gli elementi i maestri degli elementi, gli spiriti dell'aria, del fuoco, dell'acqua e della terra, ti porteranno la visione della tua unicità. Fate più volte al giorno questa pratica, due o tre volte al giorno va bene, perché voi siete, noi siamo natura, noi siamo terra, aria, fuoco e acqua. E siamo costantemente in una relazione di aggregazione e disgregazione di questi elementi. Infatti, come ci insegnano le grandi filosofie esoteriche, noi siamo nati dall'aggregazione di questi quattro elementi e la morte rappresenta la disgregazione di questi quattro elementi che tornano alla loro origine. Come vedete, la vita e la morte sono sempre simultanee. Incessantemente le nostre cellule del corpo muoiono, costantemente muoiono delle cellule e si, ri, si, si riaggregano dopo, si rigenerano dopo. Quindi appellarsi agli elementi che ci costituiscono, chiamarli in causa, determina la visione della tua unicità. E dovete rimanere nella fede durante la giornata quando fate questa pratica, perché se esci dalla fede, esci dalla connessione con il Divino. E quindi rimani poi intrappolato nello stereotipo sociale no? dell'uomo, come dovrebbe essere un uomo affascinante, un uomo bello, un uomo be una donna bella, che non ha niente a che vedere col vero archetipo che tu sei, la tua anima. Quindi mantenete, rimanete aperti, permanete nella fede, perché quando meno ve lo aspettate... Vi svegliate e sentite un'unicità pazzesca e vi verrà voglia proprio di conquistarvi il mondo, va bene? Voi dovete dialogare con gli spiriti. Questa è una società che ha paura di stare con gli spiriti, di vivere con gli dèi. Noi ci stiamo rieducando alla verità, va bene? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, sostenendo la vostra unicità e bellezza, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica.